l'eredità condotta da Flavio Insinna. Cosa ne pensa Claudio Lippi? Certi programmi sono indissolubilmente legati ai conduttori, o alle conduttrici, che l'hanno condotto. Basti pensare alla Corrida per sempre legata a Corrado, nonostante Gerry Scotti e Carlo Conti abbiano fatto un lavoro egregio nel riproporla senza mai stravolgerne la forma. Portobello è Enzo Tortora, Antonella Clerici lo riproporrà in autunno, e Rischia Tutto è Mike Buongiorno al 100%. Quello condotto da Fabio Fazio è stato un timido tentativo di revival al passato in sordina dopo la prima puntata. Stesso discorso per quanto riguarda l'eredità. Dopo la scomparsa di Fabrizio Frizzi ha ancora senso mandarla in onda? Fino a quando il suo sostituto è l'ex padrone di casa Carlo Conti, sì, ma se al suo posto dovesse arrivare un certo Flavio Insinna, allora le porte del si spalancherebbero con violenza. Al settimanale Spi Claudio Lippi, reduce dall'insuccesso di Domenica In, ha svelato il suo pensiero a riguardo. Claudio Lippi. L'eredità a Insinna. Programma da ritirare. Claudio Lippi sulle pagine di Spi, ha affidato il suo lungo sfogo contro Domenica In e Cristina Parodi. Il succo è che l'hanno chiamato per non fare nulla e che la conduzione di lei è stata fin troppo asettica, e contro quelle operazioni nostalgia tipo Rischia Tutto, Portobello. Antonella Clerici con il ribot andrà a sfidare Tusi Quevales di Maria De Filippi e Co. Chiusa parentesi tonda, la Corrida, che ha registrato ottimi ascolti grazie alla conduzione di Carlo Conti. Sull'affidare l'eredità a Flavio Insinna non è d'accordo, perché un programma del genere, che ha perso il suo unico e vero timoniere, dovrebbe essere chiuso senza tanti complimenti. Il pubblico senza i quiz per eccellenza di RAI1 sarebbe senz'altro smarrito, e l'azienda non può permettere che Caduta Libera, o Paywall, e Avanti un altro rimangano senza programmi concorrenti. L'unica cosa da fare è quella di scegliere con attenzione il conduttore che prenderà definitivamente il posto di Fabrizio Frizzi. Deve essere un volto gentile, educato e professionale, che non inveisca contro i concorrenti nel dietro le quinte, e che abbia un rapporto col pubblico sincero e disinteressato. Visto chi c'è tra le fila della RAI, la scelta si trasforma ogni giorno di più in una missione quasi impossibile.